e se mi ridovessi innamorare, son più tranquillo che ora sonno fare. Sono là a fare. Per amore si fa questo e altro. Che cosa c'è? Una foto? Oh, e questo è famoso. Questo è il Sasso di Dante. La leggenda dice, Madonna, con tutte queste leggende, che poi ricordatevi sempre che quando si dice leggenda vuol dire che è la verità. Perché sono storie tramandate oralmente, ma un fondo di verità, mi voglio azzardare a dire un 75% di verità c'è sempre. Dante si dice che stava sempre a sedere su questo sasso a scrivere le sue fantasie erotiche nei confronti di Beatrice. Stava lì a sedere a un certo punto, e anche lui, Madonna, non c'era un'altra donna, pensava sempre a lei. A un certo punto arriva un mercante e vede Dante lì impegnato a scrivere. E fa: buongiorno messer Dante, come va? Tutto bene? Dice: Madonna, che palle questo, sto scrivendo. Sì, sì, tutto bene, tutto bene. Dice: ma come va? Bel tempo, ha visto che bella giornata di sole, insomma, allora mi va più a Firenze, guardi chi vedi. Dice: Madonna, e sta zitto. Sicché il mercante capisce l'antico, dice: guarda, io gli sto rompendo le scatole a me, messer Dante, vado via. Però prima di andare via gli vorrei fare una domanda. Gli fa: messer Dante, mi scusi, ma io, la sua grandezza, la sua immensità, ma se mi può dire per lei qual è il cibo più gustoso? E Dante dice: via, rispondiamoli. Dice: l'uovo sodo. L'uovo sodo, dice: accidenti di fantasia. Vabbè, grazie, grazie, ciao. Dopo parecchi mesi questo mercante torna a Firenze e ritrova l'antuccio lì un'altra volta. Dice: ah, guarda, è sempre lì, sempre a scrivere su Beatrice, Madonna di palle. Dice: ora gli voglio fare uno scherzo. Coi che? Dice: col sale. Accidenti. Ecco, questa storiellina si racconta per far capire la grandiosità della mentalità di Dante Alighieri. Perché Dante Alighieri non è diventato divino dopo che è morto e dopo che è stata consacrata la commedia come divina. No, era già divino prima, era veramente un grande personaggio. E questa storia si racconta proprio per collegare, lui riusciva a collegare un avvenimento avvenuto 6 mesi prima con 6 mesi dopo. Una meraviglia, veramente un grande personaggio. E signore, cosa abbiamo adesso? Casentino e Mugello. È una canzoncina bellina, scritta da Spadaro. Non se ne sentono più canzoni che parlano del Casentino e del Mugello, ma laggiù veramente è stata fatta la storia delle nostre campagne al di fuori di Firenze. Casentino e Mugello, anche qui racconta un po' di storie, un po' di queste, poi anzi, sono queste le tematiche di Firenze. Ve l'ho detto, siamo al primo posto in tutto il mondo come qui. Quindi Casentino e Mugello, vediamo cosa succede in Casentino e Mugello. Nina la passa mentre la mamma sta piantando la messa. Li fa la mamma: perché tu ci vieni? Risponde allora Nina: c'ho un gran male ai reni. Il parroco li strillava e la mamma la sospettava. La Nina la singhiozzava, il dottore l'interrogava, e quando a fin d'aprile viene al mondo un bambinello, allora gli cantarono lo stornello, gli è nato fra il Casentino ed il Mugello. Nello pativa, mentre Rosa il bucato la faceva, gli disse: Rosa mia, non mi tradire, risponde la ragazza: ste cose non me le dire. E Nello via se ne andava, la Rosa la cinguettava, con un altro la si sposava, e di Nello non si occupava. E quando a fin d'aprile ritornò il povero Nello, e disse: guarda un po' che travello, l'ho avuto fra il Casentino ed il Mugello. Chiede della nonna e disse: oh, la nonna, dove è andata? Perché mi cantuccino l'ho che abbandonata. E la mamma la singhiozzava, il nonno la singhiozzava, la medica la guardava, ma intanto la lacrimava. E allora solo solo Beppe andò per il paesello e disse: guarda un po' che tranello, che ho avuto fra il Casentino ed il Mugello. Grazie.
grazie. Ragazzi, queste sono proprio stornellini, canzoncine dell'epoca. E cosa abbiamo adesso? La salita dei moccoli. Senti tutti. La salita dei moccoli. Ho detto, mettiamo qualcosina di qui perché tutta gente di Cavinara, almeno si parla della nostra zona. La salita dei moccoli si chiama così, non per le bestemmie, i moccoli, insomma, appunto, che la gente, ma quella è venuta fuori nei primi del Novecento, ma inizialmente prese il nome la salita dei moccoli perché si usava a mettere durante le processioni dei moccoli, appunto, o dei candelotti, candele, o se no dei gusci di chiocciola svuotati, appunto, i gusci di chiocciola, senza la chiocciola dentro, con un po' d'olio e lo stoppino, si mettevano lungo le mura di cinta, lungo la via del paradiso, e di notte si formava questa mia via meravigliosa, appunto, che venne chiamata la salita dei moccoli. Poi dopo, ai primi Novecento, i parrocciai con i carri, i cavalli non riuscivano, madonna, eccetera eccetera, ovviamente moccoli a non finire, perché quando la strada soprattutto era ghiacciata, insomma, i moccoli andavano veramente, scivolavano, tornavano indietro. E ricordiamo anche che il grande Gino Bartali riuscì a fare la salita dei moccoli senza mettere le mani sui manubri, capito? Già era un campione a 15 anni, veramente, veramente un grande. Bene, quindi adesso che canzone abbiamo, signore? Ah, la canzone di campagna, si parla ovviamente di campagna. Ah, guardate, questo è un dipinto, e questa è la salita dei moccoli, via del paradiso, questo è un dipinto di Ottone Rosai. Fortunato chi ce l'ha, fa parte di una collezione privata. Anche Narciso Parigi era un grande collezionista di quadri, Ottone Rosai, Soffici, ce n'aveva tantissimo, avremmo modo nel secondo tempo di parlare di questa cosa, con i pali di legno, meravigliosa. Bene, adesso abbiamo la canzone di campagna, parlando appunto della nostra zona, che è stato il fulcro del contado fiorentino dall'anno 1000 fino, si può dire, a 50-100 anni fa, canzone di campagna di Spadaro. In cima al monte, da vicino alla chiesetta, alla fonte, sentivo le paesane canticchiare una canzone che birbone, e mentre loro facevano la biancheria, mi sembra ricordare la zia, poche parole mi rubai del coro. Lì alla fonte la fanciulla rialzava la fronte per portare nell'acqua il secchio, ma nell'acqua si fa specchio, e nel guardarsi con un certo impaccio, chissà se al suo ritorno ancora piaccio. Dall'altra parte poi di là dal monte, sotto al vecchio campanile c'è un'altra fonte, accoglie il posticino, le donnucce, le più gaie, lavandaie, che con facenze, con voce bonaria, mi ricordo bene dell'aria, canta col viso in giù e il resto in aria. Lì al ruscello la fanciulla portava il cestello per riempire nell'acqua il secchio, ma nell'acqua si fa specchio, e se il visino è bello e se ne accorge, andrà come se va l'acqua che sorge. Nell'acqua zon si scappa al casolare, chi c'è il bimbo da cullar, tutti andà a fare. La bella stalla agli uomini e in cucina, coi nipoti la nonnina, che cerca ricordare la canzoncina, la strofetta sua montanina, del tempo quando usciva la mattina. Temporale, porti pioggia ma non fai male, ti riempi dell'acqua in secchio che alle giovani fa specchio. Ricordo mi specchiavo anche a 20 anni, con l'acqua invece adesso lavo i panni. Una canzone di campagna. Adesso abbiamo un'altra canzoncina, e dove ho messo io l'acqua per dare, ecco, un sorsino d'acqua, scusate. In bagno.
abbiamo l'organetto del vagabondo, e anche questa è una canzoncina ovviamente d'epoca, portata al successo in America anche questa da Narciso Parigi. Ascoltiamo cosa succede con questo organetto, va bene, vediamo, vediamo. Che si chiama Anselmo, che aveva una paura boia, aveva paura di essere sbranato dai leoni. Si direte voi, perché i leoni? Perché i leoni, il simbolo del leone, venne portato appunto dai legionari romani dall'Africa, perché qua leoni c'era meno. Quindi, bandierone bello stendato col leone, quindi il leone è diventato il simbolo di Firenze, ma anche per un'altra cosa, anche per il marzocco. Marzocco, ma perché marzocco? Che vuol dire marzocco? Marzocco vuol dire lo zoccolo di Marte, perché inizialmente si venerava il dio Marte e all'inizio di quello che poi sarebbe diventato ufficialmente il Ponte Vecchio c'era la statua del dio Marte, a cavallo, bella, ruggente, e ai suoi piedi aveva un leone. Durante un'alluvione, l'anno ne ha avute tante, quella del 66 è l'ultima, ma ce ne sono state veramente tante, tante, tante nei secoli prima, e questa statua venne portata via. Venne portata via e rimase solamente un pezzettino sotto dove c'era il leone, e quindi tutta la gente diceva è rimasto solamente lo zoccolo di Marte, e poi da lì zoccolo di Marte il marzocco. Questa storia racconta di Anselmo che aveva paura di essere sbranato appunto dai leoni, perché la signoria teneva vicino al palazzo dei priori, in piazza Signoria, teneva due gabbie dove all'interno c'era due leoni, un maschio e una femmina, e la leggenda diceva, tutti credevano che se la leonessa femmina la mattina cacava, faceva una bella cacata portentosa, la giornata sarebbe stata propizia
Quindi la mattina i contadini, prima di lasciare le mura per andare a lavorare nel contado all'esterno, tutti erano lì a guardare per vedere se questa con sale faceva un bello stronzo. Quindi era veramente così. Quindi che successe? Questo Anselmo aveva paura di questa cosa, un cerusico dell'epoca, disse: Anselmo, guarda, facciamo così, esorcizziamo le tue paure. Lo portarono davanti alle cappe dove c'erano i leoni e lo misero lì davanti a guardare questi due leoni, ma non fece effetto questa cosa, veramente non funzionò. Quindi gli venne in mente un'altra idea al cerusico, gli disse: senti, facciamo così, andiamo al Duomo, te metti la mano dentro il leone che c'è lì e con questa cosa inconsciamente, il suo subconscio, il tuo io interiore, magari riesci a eliminarti dalla testa questa fobia, questa paura. Dice: va bene. La notte stessa Anselmo fece, si può dire, un sogno premonitore. Sognò di essere sbranato da un leone. Quindi la mattina dopo aveva una paura terrificante andare a fare questa cosa, ma c'era già tutta Firenze lì davanti al leone a dire: forza Anselmo, vai, ce la farai, stai tranquillo. Quindi lui mise la mano dentro il leone con il ceruso e diceva: vai, a me si passa tutto. Mise la mano lì dentro, convinto, mise la mano dentro la bocca del leone, per l'appunto lì dentro c'era uno scorpione, gli punse la mano e morì all'istante di crepacuore. Capito? Questo è sculo, eh? Poi dopo parliamo anche perché di sculati, eh? Questo è veramente sculo. Ragazzi, funziona così. Ecco, appunto abbiamo detto sculo e subito il maestro è stato bravissimo, mi ha messo la fotografia della loggia del Porcellino, perché andiamo a dire da dove proviene la parola sculo, l'oscurato, l'inculato. Ecco, questo è il Porcellino, guardate com'è diventato gialla il naso, il muso, tutte le mani vanno lì sricche sricche a strofinare, contenti di dire porta fortuna. Andiamo avanti. Ecco, questa è la culata del Porcellino, si trova proprio lì dove c'è il mercato e oggigiorno non si vede bene perché c'è il mercato sopra, appunto. E questa foto è di una decina di anni fa e si sta rovinando, non è così adesso, è molto più rovinata. È in marmo e rappresenta la ruota del carroccio. Perché? A cosa serviva? Qual era la funzione? Qual era lo scopo? Lo scopo era questo: i malfattori, insomma, la gente quella brutta, brava gente, insomma, quelli che evadevano le tasse, i ladri, i malfattori, li prendevano, li ignoravano tutti e col culo nudo, col culo di fuori, li prendevano per fianchi e li facevano battere il culo su questa pietra, su questa lassa di marmo. Era terrificante, ma davanti a tutta la città di Firenze. Quindi quella persona lì che aveva pagato i debiti, insomma, e tutto, però gli veniva battuto il culo, dopo c'era una vergogna, tutta la città di Firenze diceva: guarda, quello è l'inculato, lo sculato, quello che ha battuto il culo sulla lassa di marmo. E quindi c'era una vergogna micidiale e doveva andare via proprio dalla città di Firenze, perché veniva riconosciuto sempre dalla gente come quello che ha battuto il culo. Quindi da qui appunto la parola, il termine sculato, inculato, eccetera eccetera. Ma adesso abbiamo un'altra canzone. Che cosa abbiamo adesso? Ah, certo, si parla di fiorentini. Però abbiamo bisogno di un coro per questa parola. Abbiamo bisogno di un coro, lo fate voi il coro. Però è povero.